Affinità e divergenze tra influenza spagnola in termini di vita e la peggior catastrofe sanitaria della storia dell'umanità, peraltro concomitante alla Grande Guerra e la pandemia di Covid. Confronto molto intrigante e suggestivo proposto in uno degli incontri del ciclo Parterre, luogo di tutti, in piazza San Francesco a Pistoia. Per di più affrontando il tema dai due punti di vista centrali, cioè quello storico, con il contributo del ricercatore Francesco Cutolo, e quello medico, portato dal dottor Daniele Mannelli, direttore della Società della Salute Pistoiese. Linea di massima, vedo più nette differenze, innanzitutto la diversa gestione e la comunicazione pubblica riguardo alle pandemie, che all'epoca vi fu una censura pressoché totale per motivi di ordine pubblico, di tenuta dello spirito interno delle nazioni. Non scordiamoci che siamo durante la Grande Guerra, la censura opprime la libertà di stampa e quindi si cerca di silenziare le notizie per non spaventare la popolazione. E poi anche diversa è diciamo, la cultura igienica e sanitaria del tempo, è molto diversa da quella di oggi, ma c'è anche tutto un sistema di welfare, di sostegno alla salute, che è completamente, cioè un secolo ha comportato una rivoluzione totale sotto questo punto di vista, anche se negli ultimi anni c'è stato, diciamo, dei passi indietro su questi piani, però è questa la differenza di fondo. La pandemia di Covid è diventato il primo argomento nell'agenda politica e pubblica. La spagnola no, la spagnola subì un oblio all'epoca come poi ha subito per tutto il Novecento. Sono entrambe pandemie causate da virus RNA che hanno una certa capacità di mutare e che hanno colto la popolazione sprovvista di anticorpi, sia nel 1918 il virus dell'influenza, sia questo coronavirus. Questi sono elementi di analogia. Gli elementi di differenza sono soprattutto legati a caratteristiche terapeutiche e diagnostiche diverse, cioè alle disponibilità che la civiltà ha avuto nel corso di questi anni rispetto a quella che aveva a disposizione un centinaio di anni fa per affrontare una pandemia di questo genere. E quindi c'è stato un altro elemento, quello dell'aspetto mediatico, cioè della capacità da parte della civiltà di partecipare anche all'andamento di questa pandemia in termini proattivi. Ecco, diciamo, i cittadini non l'hanno solamente subita, ma l'hanno vissuta, sono stati indirizzati sia sul versante dei comportamenti da tenere, sia sul versante poi delle vaccinazioni e della partecipazione alla campagna vaccinale.